Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Parliamone Online in TV, il programma che va in onda tutti i giorni su Radio Gorizia 1 dal lunedì al venerdì e il martedì con repliche il mercoledì e il venerdì a orari diversi alle 13.30, dicevamo il martedì alle 19.15 circa. Argomenti di oggi, l'intervista a Marisa Ricci di IKEA Italia sui primi 6 mesi di apertura del negozio di Villesse e inoltre l'intervista a Guido Pettarin, assessore al bilancio del Comune di Gorizia, e parliamo del famoso tesoretto del Comune di Gorizia, svariati milioni di euro, capitati così e che dovranno essere utilizzati in una maniera sola comunque, ma sarà l'assessore a dircelo. A fra poco. A 6 mesi dall'apertura del centro IKEA di Villesse siamo tornati a trovare la dottoressa Marisa Ricci. Buongiorno dottoressa Ricci. Buongiorno a lei, ben ritrovato. Ben ritrovato anche a lei. Come sono stati questi primi 6 mesi? Ma sono stati dei 6 mesi di più facce naturalmente, sono stati 6 mesi delle prime volte, se si può dire così. Tutto è una prima volta. 6 mesi delle prime volte, lei da quanto tempo è in IKEA? Sì, 20 anni. Lei è nativa di questa regione, come è stato tornare dopo tanti anni in Friuli Venezia Giulia di nuovo? È stato molto interessante, devo dire. È stato interessante perché alcune cose le ho ritrovate e alcune cose invece le ho scoperte come nuove. IKEA è un marchio nato tanto tempo fa nel nord dell'Europa. Ricordiamo intanto che cosa vuol dire, cosa vuol dire IKEA. IKEA è un acronimo e significa Ingvar Kamprad, sono le prime 2 lettere che sono quelle del fondatore, che è ancora vivo. E poi Elmtarud e Agunnarud sono invece il paesino e la contea in cui ha cominciato i suoi primi passi come imprenditore. Come nacque l'idea di far nascere IKEA? Era una tradizione locale? Se l'è inventata lui di sana pianta così? Lui ha cominciato vendendo articoli piccoli tipo merceria e poi ha cominciato a pensare di vendere il mobile. Non so se il suo pensiero sia stato che effettivamente in un'Europa distrutta dalla guerra la Svezia poteva contare su un'industria che funzionava e che quindi poteva permettergli di sfornare mobili. Qua siamo nello store di Villesse, dottoressa Ricci. Su che base, idea, con che principi IKEA mette i suoi negozi? Allora, prima di tutto IKEA ad un certo punto ha deciso di investire in Italia. Nel momento in cui IKEA decide di investire in Italia, naturalmente sa benissimo in quale bacino entra, in questo caso un bacino di 60 milioni di persone. Quindi si fa un'idea di quanti punti vendita voglia avere su quel bacino e poi comincia a pensare da dove cominciare. Nel nostro caso IKEA in Italia è iniziato da Milano, perché Milano è tradizionalmente, anche per motivi di produzione, un bacino molto interessante dal punto di vista del mobile. E quindi lì ha cominciato, insomma, e cerca di solito destinazioni che completino il mercato in maniera da portare sempre più servizio. Intendo dire che non ci sia troppa distanza tra un punto vendita e un altro. Voi vi siete posizionati a Villesse ben consapevoli ovviamente della vicinanza dei confini. C'è differenza tra un cliente, tra un italiano, un croato, uno sloveno o anche un austriaco, anche se in Austria c'è IKEA? Allora, in generale quello che li accomuna è un grande senso pratico. Quindi quello che noi abbiamo notato del cliente friulano, del cliente del negozio di Villesse, diciamo meglio, è che tende a usare il sistema di vendita IKEA fino in fondo. Vuol dire che compra, decide di trasportare e di montare i mobili da solo. Questo così come caratteristica generale, che va bene sia per i friulani che per gli sloveni e i croati.
Gli austriaci per il momento non li abbiamo visti così tanto, anche perché l'Austria ha molti negozi. La differenza tra il mercato sloveno e il mercato austriaco è che in Austria ci sono già negozi IKEA, mentre invece in Slovenia no. Se dovessimo dare una quantità di clienti, ovvero so che numeri non ne possiamo dare, però all'incirca quanti italiani, quanti croati, quanti sloveni, se riuscite a quantificare il vostro bacino di utenza? Beh, la maggior parte naturalmente sono i clienti italiani. La provincia di Udine, la più grossa, è quella che contribuisce maggiormente. Poi subito dietro ci sono sia Trieste che Gorizia, che sono le più vicine fisicamente. E poi un po' meno da Pordenone, in questo momento possiamo dire. Anche dalle targhe delle macchine che vediamo banalmente. Mentre invece ci sono molti più clienti sloveni, anche per vicinanza, e molti clienti croati dell'Istria. Una domanda politica in realtà, ma quando IKEA decide di pianifica di andare, di aprire uno store, un negozio in una determinata realtà locale, qual è lo scontro? Cioè con chi si scontra? I commercianti locali, le forze politiche locali, ma soprattutto come si risolve il tutto? Allora, IKEA non si scontra con nessuno, altrimenti non riuscirebbe ad aprire neanche un punto vendita. Quindi cerca sempre di trovare una soluzione che sia quella migliore, che sia una soluzione, come diciamo noi, win-win, cioè in cui ci siano solo vincitori, possibilmente, chiaro. Perché noi sappiamo benissimo che costruiamo questi mostri, cioè questi grossi edifici, e li inseriamo in una realtà normalmente pianificata, nel senso che cerchiamo terreni dove sappiamo che c'è già una volontà di costruire magari delle realtà commerciali. Normalmente non forziamo la mano da questo punto di vista, ma entriamo già in una situazione in cui si vuole un compratore, ecco. Il centro IKEA di Villesse, come disse il sindaco di Villesse, appunto Vecchi, all'inaugurazione è stato partorito in una maniera lunghissima. Ma non credo che in questo IKEA sia centrata tanto, cioè a IKEA interessava venire in Friuli Venezia Giulia, come ho detto prima l'unico negozio che c'era nelle vicinanze era Padova ed era troppo distante, lasciava scoperto totalmente un bacino come quello del Friuli Venezia Giulia e, come dicevamo, delle aree limitrofe anche oltre confine, però credo che le lungaggini siano anche state legate probabilmente alla parte normativa dei centri commerciali, che avveniva con una realtà molto grossa. Noi abbiamo circa 30.000 metri quadri, mentre credo che le normative per i centri commerciali fossero più piccole. Quindi diciamo il Friuli Venezia Giulia prima ha dovuto attrezzarsi con un piano regolatore, come fanno penso tutte le realtà territoriali, e dopo all'interno di quel piano regolatore abbiamo offerto, diciamo, di venire qui, ecco. Questo è tutto per il momento, torniamo subito con l'intervista all'assessore Guido Pettarin, assessore del Comune di Gorizia, e parliamo del bilancio e, ma soprattutto, del tesoretto del Comune di Gorizia.